Benvenuti nel mio canale. Oggi un nuovo video, un video su un haul baby. Ho comprato diverse cose da Chiavi per mio figlio e ve le mostro. Quindi spero, insomma, vi rilassi, che vi piaccia. E nulla, poi vi fate sapere, insomma, se vi piace come video. La prima cosa che ho preso è una polo bianca da H&M, l'unica che ho preso da H&M. Perché deve fare la recita a scuola e gli serviva una polo pagata 8 euro. L'ho presa da H&M perché l'ho trovata lì, costava poco e poi è abbastanza sottile perché molte polo tendono ad essere troppo spesse, invece questa è abbastanza sottile. Poi per il resto ho preso tutto da Chiavi perché le cose costano poco, sono cose che io ci metto a mio figlio quotidianamente, quindi tutti i giorni, e per andare a scuola e per casa, per scendere in giardino, quindi cerco di non comprargli cose costose per l'uso quotidiano perché sarebbe poi, insomma, inutile. Allora, io ho preso due magliette a zero maniche, una è semplice gialla, erano in due maglie che venivano 5 euro entrambe, 2 per 5 euro, e questa nera, marrone nera con la scritta Shark, con le maniche, insomma, a giro, perché se andiamo al mare almeno sta più fresco. Poi mio figlio suda tantissimo, sente caldo. E quindi io ho preso 2,5 euro. Poi io ho preso questa qui che veniva 3 euro. Questa nera, un sacco di magliettine. Questa nera con questo ragazzo che gioca al calcio col verde, pagata 3 euro. Poi sono tutte 6 anni. Poi se avete un Chiavi vicino e se avete dei bambini e vi servono delle cose costano poco e che comunque hanno un buon cotone per essere maglie da 3 euro, ovviamente fatevi un giretto da Chiavi. Questa pagata 2 euro, marrone con la chitarra, molto molto, sono tutte di questo cotone molto fresco, perché io alcune maglie le evito, tipo alcune di Piazza Italia, perché il cotone fa sudare, è un cotone spesso, non è un cotone leggero, non è un cotone traspirante. Invece questo cotone mi piace perché è bello leggero e non è completamente sintetico, non so come spiegarvi. Poi ho preso questa semplice pagata 2 euro, questa con il verde d'acqua, 2 euro anche questa, cioè costano veramente una sciocchezza, ma per tutti i giorni vanno benissimo. E poi anche se le lavate non si restringono, non si allargano, insomma restano perfette. Sempre semplice, una verde, sempre 2 euro. Che queste magari sui jeans, sui pantaloncini, per scendere in giardino, per andare a fare la spesa, tra un po' la scuola finirà e quindi lui si sporcherà tantissimo e mi serviranno un sacco di maglie. Quest'altra pagata 3 euro, blu, con San Francisco, molto carina, io adoro San Francisco, e anche mio marito, quindi quando l'abbiamo vista gliel'abbiamo presa subito. Blu. Poi questo color arancio, pagata 2 euro questa, con la scritta color arancio. Sono veramente morbide, il cotone è leggero leggero, infatti come potete vedere, cioè si vede anche la mano, alcuni cotoni tendono ad essere pesanti, non mi fanno impazzire. Poi questa gialla, gliene abbiamo preso un sacco perché costavano poco, almeno ci sta bene tutta l'estate. Questa gialla con la scritta Feel Good Summer con le palme, questa pure 2 euro. Cioè, ragazzi, ma che vi comprate con 2 euro? Cioè, io ho comprato tutta sta roba, ho speso 35 euro. Cioè, e ci starà bene tutta l'estate. Questa con la scritta Summer. Poi questa
bianca e verde con la barca a vela bianca con questo stemma verde, pagata 3 euro, 35 euro da chiappi più 5, 40 euro tutta sta roba da chiappi e 8 euro da chemme, cioè quindi con 50 euro ho vestito per un'estate intera questo qui. Poi io amo Zara, quindi dovrò prendere delle cosine anche da Zara, perché dobbiamo andare a un matrimonio e io vorrei prendere un pantaloncino con una camicia che ho visto, quindi poi magari ve lo, se vi va, ve lo faccio vedere. E come ultima maglia questa grigia con il teschio, perché mio figlio ama i teschi, rocker, pagata 4 euro questa carina. E poi l'altro giorno sono ristata di nuovo da Chiappi perché dovevo fare un regalino e lui ha voluto una maglia che non ho adesso perché se l'è voluta mettere per forza per andare a scuola con Mario. Se avete visto il video sui giocattoli vi dicevo che sta invasato con Mario, se non l'avete visto ve lo lascio su nelle schede, andatelo a vedere. E quindi insomma questa qui e poi quella di Mario che ho preso in un secondo momento che non ho qui da farvi vedere, pagata 8 euro. Poi ho preso due pantaloncini, uno beige pagato 7 euro con le tasche, anche questo per tutti i giorni va più che bene, beige, poi è sottile, molto di cotone, molto 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 leggero, quindi così con le tasche sia laterali che le tasche dietro. E poi un jeans sempre corto, pagato 8 euro, così, blu, jeans corto, pratico, e tutti 6 anni, tutto 6 anni. Penso, allora, riuscite a trovare anche il negozio online, se non avete un Chiappi vicino, riuscite a trovare anche online, il negozio online, e potete anche comprare online, perché la mia amica insomma ha preso delle cosine online che non aveva nessun negozio Chiappi vicino. Vi ripeto, costano pochissimo, anche le cose da femminuccia, infatti ho visto dei costumini troppo carini che voglio prendere per la figlia di una mia amica, cose carinissime. Ah, vi faccio vedere due cose che ho preso per fare un regalino di mia sorellina, e poiché ci dobbiamo andare non vorrei andare senza portargli proprio nulla. Per la femminuccia ho preso questa magliettina con gli unicorni, sapete il mio amore per gli unicorni, pagata non mi ricordo ma 3 euro credo, non c'è il prezzo perché l'ho fatto togliere, con questi unicorni, guardate che carina, 4 anni, cioè troppo speziosa, me la sarei presa pure per me se c'era la taglia. Poi, ma non c'era. Poi per il maschietto questa grigia, anche lui ha 6 anni, con la scritta Same Game, questa qui, pagata pure questa sui 2-3 euro. E ecco, per fare un pensierino, cioè magari la gente non si aspetta neanche che queste maglie le pagate 3 euro, è un pensierino carino e insomma va più che bene. Di solito io e i bambini tendo sempre a non comprare abbigliamento ma portare giocattoli, perché preferiscono i giochi all'abbigliamento, solo che mi trovavo lì è veramente un pensierino perché non ci veniamo da tempo, a breve ci dobbiamo vedere, io ho preso una magliettina, ma tendenzialmente i bambini preferiscono i giochi, non amano quando gli regali indumenti, ma ne hanno talmente tanti, e poi queste sono cose utili che tu vai comunque ad utilizzare, e quindi insomma nulla. Per me no, da Chiappi no, non mi piace niente, da donna sinceramente non, io poi sono un po' complicatuccia e quindi non mi piaceva niente. Qualcosina ho addocchiato da Zara, infatti vorrei andare da Zara perché ho visto dei pantaloncini e poi una camicia con le maniche così a giro che vorrei prendere. Sto ponderando insomma che video farvi, alcune volte scarseggio un po' di idee, ma
qualche ideuccia, insomma, mi sta venendo. Poi voi siete sempre molto molto carini, mi scrivete che video volete vedere, che video volete che faccio, quindi mi fa molto 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 piacere. Spero insomma che questo breve video vi abbia rilassato, vi ho tenuto un po' compagnia, spero di non annoiarvi. Se vi va, condividete sempre i miei video perché sono un canale piccolo e se voi non condividete i miei video, la gente insomma non mi conosce, non sa chi sono e non si può iscrivere al canale. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella così non vi perdete i miei video. Se vi va, seguitemi su Instagram. Ringrazio tutte le persone che mi seguono, che mi commentano. Sapete che io adoro i vostri commenti. Voglio sempre leggere i vostri commenti perché mi piacciono le interazioni con voi e che voi interagite con me. Mi fate sentire meno sola, insomma. E qui c'è gente che urla come al solito, è civile. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso bacio. Ciao!